Ieri sera assemblea del Partito Democratico a Riposto per discutere del caso Iraci Grasso. I due agenti di polizia municipale ripostesi indagati per interruzione di pubblico servizio dopo aver protestato per i ritardi degli stipendi del mese di novembre nell'aula consiliare lo scorso 13 dicembre. Alla presenza degli stessi Salvatore Iraci ed Elia Grasso, il partito, oltre a ribadire la propria solidarietà già espressa giorni fa con una nota, mette ora un nuovo documento a difesa dei due vigili. Sicuramente noi come PD, quando si ledono i diritti di un lavoratore e ingiustamente si trova una denuncia, quando recrimina il proprio salario, la cosa salta sui tavoli della cronaca. Noi come PD, a parte la solidarietà che diamo a Elia, Grasso Elia, Salvo Iraci, sia come segretario del partito, ma come circolo di questo Partito Democratico, che è vicino ai lavoratori, ma non perché i lavoratori hanno compiuto qualcosa di un fatto, ma un fatto che non esiste. Questa è la cosa più grave. Io penso e sono sicuro che il tutto decadrà, perché non esistono i fatti, e continueremo in questa battaglia, saremo vicini con quello che sono le nostre forze all'interno del Consiglio Comunale.